Napoli è una città tradizionalmente aperta e vuole continuare ad esserlo, per questo il tema del rapporto con gli altri natali, con le altre culture, con le altre religioni è al centro di questo progetto. Un programma inedito di iniziative culturali che convergono verso il Natale con l'idea di accostare alla narrazione tradizionale i contributi di altre culture che ampliano i concetti di maternità e di famiglia. È stata presentata a Palazzo Cavalcanti la rassegna Altri Natali, che dall'8 al 30 dicembre proporrà iniziative di musica, teatro, danza, cinema e molto altro in tutte le municipalità cittadine. Ci saranno eventi tradizionali, sia pure rivisitati, come la cantata dei pastori di Peppe Barra, uno spettacolo di Mariano Rigillo di musica e poesia, ma ci saranno anche rivisitazioni jazz di canti napoletani tradizionali o di canti legati a Natale di altre etnie. Ci saranno una serie di manifestazioni organizzate dalle comunità LGBT, perché ci sembra importante anche durante il Natale riflettere sulla dimensione creaturale del Natale, che è capace, come dire, di includere anche famiglie non tradizionali che oramai fanno parte del nostro tessuto sociale. Si farà riferimento ai Natali di altre religioni, al modo in cui altre religioni hanno interpretato il Natale, appunto una dimensione creaturale e inclusiva del Natale. Lo scandalo cristiano del Natale diventa dunque occasione per una proposta culturale accogliente e inclusiva, adeguata alla pluralità di modelli e di esperienze che esistono nel nostro presente, senza per questo rinunciare alla ricchezza del repertorio tradizionale, fatto di musica e di rappresentazione, di fiabe e di presepi. Il Comune ha investito circa 900.000 euro, credo una cifra senza precedenti, su progetti e rassegne di qualità. E noi abbiamo avuto circa 112 domande di partecipazione, 38 progetti finanziati, con una media di finanziamento per progetto di circa 23.000 euro e, come dicevo prima, oltre 250 eventi, del tutto gratuiti, tra laboratori, eventi, rassegne, spettacoli, visite. È stato un bando molto aperto, perché così è stato concepito, con due obiettivi fondamentali. Uno, quello di sviluppare il disegno della città policentrica, cioè di dare a tutte le municipalità grande importanza e rilevanza, e due, anche quello di venire incontro alle esigenze degli operatori culturali del territorio, che sono stati fortemente penalizzati dal Covid e dalla pandemia. Il programma completo di Altri Natali su www.comune.napoli.it.